Cercherò di dire due o tre cose sul tema l'inconscio nella cura, perché è un tema così ampio che rischia ulteriormente di dilatare il tema della nostra giornata sulle logiche di una vita e la direzione di una cura. Mi focalizzerò su due o tre punti. Certo, l'inconscio nella cura è un tema che mi porto dietro sin dall'inizio del mio percorso in ambito psicoanalitico lacaniano, sin da quando avevo fatto un dottorato di ricerca, dove ero partito con l'idea di costruire una griglia di osservazione della cura lacaniana, una griglia che potesse cogliere l'esperienza dell'inconscio in un percorso psicoterapeutico. Erano anni diversi, erano anni in cui si cercava di misurare tutto. E innanzitutto potremmo definire l'inconscio come un'esperienza, non come un dato, non come un qualcosa che può essere quantificato. Ed è un'esperienza che io vi presenterò da tre punti di vista. Innanzitutto è un'esperienza che compie lo psicanalista. Lo psicanalista nel suo atto fa esperienza dell'inconscio. La posizione dello psicanalista ha a che fare con questo tipo di esperienza, che è un'esperienza di divisione soggettiva, un'esperienza di non padronanza. Poi vi parlerò dell'esperienza dell'inconscio nella rettifica soggettiva, dove anche in fondo la rettifica è un'esperienza della divisione soggettiva. Si tratta di condurre la cura in modo tale che il paziente possa fare esperienza dell'inconscio. E poi, adesso io sto guardando Francesco Giglio di fronte a me, possiamo pensare all'esperienza dell'inconscio come un'esperienza di cui vanno costruite le possibilità. C'è un bel libro di Francesco Giglio che si intitola Aprire il discorso. Ecco, potremmo dire Aprire il discorso dell'inconscio. Quindi vi parlerò essenzialmente dell'inconscio nella posizione dell'analista, l'inconscio nella rettifica soggettiva, e dell'apertura del discorso nella rettifica dell'altro. Nella direzione della cura, Lacan fa riferimento, potremmo dire, a tre concetti che prende da un trattato sulla guerra di von Clausewitz e prende la politica, la strategia e la tattica. Perché noi diciamo che l'esperienza dell'inconscio viene compiuta dall'analista? Perché innanzitutto quando si prova a condurre una cura che vuole tener conto dell'esperienza dell'inconscio, sperimentiamo subito dei limiti sul piano della tattica, o potremmo tradurli sul piano della tecnica. Di fronte al come si fa, iniziamo subito a vacillare. Infatti, una cura che tiene conto dell'esperienza dell'inconscio è una cura che non può essere manualizzata, è una cura che non può essere raccolta in una serie di consigli tecnici da applicare come se fossero dei significanti prêt-à-porter, pronti all'uso, pronti alla loro applicazione. Ed è qualcosa che differenzia, potremmo dire, la formulazione del sapere che avviene in ambito psicodinamico da quello che invece ritrovate nell'ambito, per esempio, dell'orientamento cognitivista, costruttivista, dove lì invece vengono date tante, tante indicazioni, dove la cura in alcuni casi viene anche condotta come se fosse una serie di procedure da applicare, una serie di passi concreti da far compiere al paziente. Quindi il paziente è come se incontrasse appunto un protocollo di trattamento. Tutta la questione delle valutazioni delle cure rientra in quest'ottica qui. Quindi come riusciamo a rendere un percorso un protocollo ben definito, come se si trattasse poi di far assomigliare il percorso a quello che viene definito in maniera teorica in anticipo rispetto all'incontro. Ora, per fortuna, diciamo, anche la ricerca in psicoterapia si è aggiornata e pian piano ci si è accorti che alla fine le cure che risultano più efficaci sono le cure dove i terapeuti si discostano dal loro manuale. Quindi le cure per essere efficaci richiedono un allontanamento da ciò che è già scritto, da ciò che è già precodificato, da tutti i consigli che mi hanno dato. Ci sono degli studi molto interessanti, per esempio sulle rotture e riparazioni della cosiddetta alleanza terapeutica, dove si vede che in quei momenti lì, in quei momenti di crisi, ciò che conta non è l'aderenza del terapeuta a un manuale, a un orientamento clinico addirittura, ma il modo in cui si gioca la sua relazione nel vivo. Ecco, infatti adesso
ultimamente gli studi sulla ricerca in psicoterapia si stanno dedicando più che alla codifica del trattamento, viene chiamata lo stile di personalità del terapeuta, che noi potremmo tradurre nei nostri termini come sulla posizione dell'analista. È quella la vera variabile che fa la differenza quando noi vogliamo pensare alla cura come qualcosa di trasformativo. C'è una frase di Lacan in uno scritto che si intitola Del Trib di Freud e del desiderio dello psicanalista, che dice: noi dobbiamo legare la tecnica al suo fine primo. Ecco, noi dobbiamo legare la tecnica all'etica dell'analista. Possiamo comprendere in effetti perché sul piano della tattica abbiamo tanto margine di manovra solo se partiamo da una posizione etica ben definita, che è come quella che ha descritto Natascia quando parlava della posizione dell'analista. Ecco, la posizione dell'analista viene sollecitata tutte le volte che noi cerchiamo di passare da una nozione al suo uso, tutte le volte che ci viene insegnato che cos'è l'isteria e tutte le volte che siamo chiamati in causa nel cercare di riconoscere quelle forme concettuali nel vivo dell'incontro, tutte le volte che noi abbiamo un fenomeno e noi dobbiamo in qualche modo cercare di capire qual è la struttura di quel fenomeno. Anche Lacan, ad esempio, parla dell'inconscio come un campo magnetico che sta sotto un tavolo e noi non lo vediamo quel campo magnetico, noi vediamo soltanto la limatura di ferro e a partire dalla forma della limatura, a partire dal modo in cui i segni sono tra di loro connessi, facciamo un'operazione logica dove, diremmo automaticamente, deduciamo qual è la struttura che può sovradeterminare quella forma che si presenta. Ora, io ho utilizzato la parola deduciamo, è una parola sbagliata. Se noi dovessimo seguire, ad esempio, un nostro docente, Giovanni Bottiroli, che ha dedicato tanta attenzione alla logica dell'abduzione, capiremmo che quando l'analista prende il suo sapere, prende tutte le sue conoscenze, le vuole applicare nel vivo dell'incontro, in realtà attraversa uno iato, attraversa una zona insatura, dove è solo e senza scuse, dove non c'è nessun sapere che lo può garantire sull'applicazione del suo sapere. Non c'è nessuna cura precedente che mi può garantire nella conduzione di una cura successiva, oppure addirittura potremmo dire nessuna seduta precedente che mi può garantire, perché in quel passaggio lì, in quel passaggio dalla nozione al suo uso, l'analista ci mette la sua posizione, non ci mette il suo sapere. È il modo in cui abita, semmai, il buco del sapere. Il fatto che nessun sapere si può configurare come un sapere che dica di quel passaggio lì. Il passaggio in cui noi incontriamo qualcosa e ipotizziamo, Bottiroli parla dell'abduzione strategica, che sarebbe l'ipotesi che noi facciamo sulla connessione di alcuni elementi. Ed è sulla base di quella connessione lì che noi possiamo scegliere, possiamo compiere un intervento clinico. Ora, quando noi però diciamo scegliere, dobbiamo immaginare che noi non scegliamo con la nostra volontà cosciente. Fare esperienza dell'inconscio nella conduzione della cura vuol dire riuscire ad abitare quello iato lì tra la nozione e la sua applicazione. Questo è un concetto che voi trovate molto nell'opera del filosofo Wittgenstein, che tutte le volte che parla di uno iato, di quel salto lì, che implica, possiamo vedere, dove c'è un buco dell'epistemologia viene chiamata in causa la posizione etica dell'analista. Ecco, in questo passaggio qui noi dobbiamo fidarci, potremmo dire, di ciò che è insaturo. E questo anche dal punto di vista soggettivo dell'analista, l'atto. Bisogna, potremmo dire, non fare un atto cosciente, ma aver fiducia in un atto non garantito, che in anticipo non può avere la sua conferma empirica. E questa è la difficoltà, potremmo dire, dell'occupare la posizione dell'analista. E questa è la seduzione immaginaria di imitare qualcuno che ha fatto un bell'intervento e ho letto un caso clinico e me lo applico anch'io in quello che ho fatto. E quello anche, a volte può essere la tentazione di un supervisore che fa un'osservazione, allora uno cerca lì qualcosa che riempia quel buco lì. Invece quel buco lì, potremmo dire, va attraversato e, potremmo dire, va occupato con, assumendosi la responsabilità di quel passaggio lì.
Quindi abbiamo visto che la tattica noi potremmo tradurla come la questione della tecnica, la questione della politica la possiamo tradurre con la questione dell'etica dell'analista. E dove viene collocata la strategia? Noi possiamo metterci da un lato quella che abbiamo chiamato l'abduzione strategica, cioè il modo in cui noi cerchiamo di connettere gli elementi in una maniera inedita, come se ogni volta noi ci dovessimo inventare il modo in cui le cose sono connesse. Non c'è in anticipo una connessione, noi inventiamo quella connessione. E allo stesso tempo, sul piano della strategia, noi siamo condizionati quando compiamo un intervento clinico che non è garantito. Adesso rivedo Sara Riccardi, diversi anni fa avevo fatto un intervento a... mi era venuto in mente questa cosa, mi sta venendo in mente adesso. A un convegno Jonas a Roma, dove avevo parlato dell'arte, e avevo detto che a un certo punto, quando noi compiamo un atto, avevo parlato dell'atto creativo, siamo sul canotto. Avevo parlato di un mio paziente che una volta era andato da una piccola isola a un'altra isola, e durante questo tragitto a un certo punto si guarda indietro e non vede l'isola da cui era partito, guarda davanti e non vede l'isola verso cui era destinato, e in quel momento lì lui ha sperimentato quella che possiamo definire l'angoscia. Ecco, quando noi compiamo un atto, quando noi scegliamo, quando noi anche formuliamo una diagnosi, siamo sul canotto. Ci siamo distaccati dalla nostra posizione di partenza, e nulla ci garantisce del fatto dell'esattezza della direzione in cui siamo orientati. Passerei adesso a un altro aspetto del nostro lavoro, che è quello che chiamiamo la rettifica soggettiva. Ecco, comunemente ci viene insegnato che la rettifica soggettiva è il riconoscimento di una propria responsabilità nella ripetizione del sintomo. Ora, credo che questo aspetto qui noi lo possiamo approfondire pensando proprio al fatto che nella rettifica soggettiva noi facciamo esperienza della divisione causata dall'inconscio. Ma in che senso? Allora, partiamo dall'esperienza del sintomo. Il sintomo è il messaggero di una verità enigmatica che ci sfugge. Però allo stesso tempo sappiamo che il sintomo è anche un'esperienza, è l'esperienza di un resto pulsionale. Ecco, il sintomo è allo stesso tempo, potremmo dire, il significante di quel resto, è un messaggero di quel resto, ma esso stesso non è solo il nome del resto, è anche il riferimento, direbbero i logici, è l'esperienza concreta del resto. In questa divisione del sintomo come significante e del sintomo come residuo pulsionale troviamo la divisione che attraversa tutto l'insegnamento di Lacan anche nella sua concezione dell'inconscio. Da un lato il significante per esempio come automaton, da un lato il significante come tuché, da un lato il significante come espressione, l'inconscio del linguaggio, dall'altro invece l'inconscio come la langue. Ecco, quando il soggetto compie la rettifica soggettiva dovrebbe uscire dalla cosiddetta posizione dell'anima bella. Invece di lamentarsi, potremmo dire, degli effetti del dannosi, della sofferenza insita nel suo sintomo, dovrebbe un po' interrogarsi sulla sua responsabilità, sul suo mantenere quel sintomo, sul suo soffrire e godere allo stesso tempo. Ecco, di solito noi parliamo del vantaggio secondario come quel godimento clandestino che il soggetto si cerca attraverso il sintomo. Ora, per quello che io ho potuto sperimentare nella mia pratica, e questo lo propongo un po' anche come un argomento di discussione, io credo che la rettifica soggettiva concepita così non sia una rettifica soggettiva completa. Non sia una rettifica soggettiva che fa fare una vera esperienza dell'inconscio, cioè che divide veramente il soggetto, perché anche se il soggetto arriva a interrogarsi sulla sua responsabilità nel mantenimento del sintomo e arriva per esempio a concepire che attraverso il sintomo comunque si garantisce una convenienza secondaria, si garantisce qualcosa che sfugge alla sua coscienza morale, è come se sotto sotto si concedesse quell'aldilà che dice di non volersi concedere. Ecco, su questo piano non è la rettifica soggettiva. Non è semplicemente quando il soggetto si riconosce autore del suo sintomo che noi possiamo parlare di una rettificazione soggettiva del rapporto con il reale. Perché se noi pensiamo alla rettificazione soggettiva come qualcosa che dice del rapporto tra il soggetto e il reale,
Lacan nel seminario 11 parla dell'inconscio come qualcosa che il soggetto scopre tra la sua soggettività nevrotica e il reale. Ecco, io credo che la rettifica soggettiva possa arrivare a veramente un suo compimento dal punto di vista logico quando il soggetto si accorge che il sintomo non è soltanto il modo per recuperare quel qualcosa che io dico che mi fa soffrire. Il sintomo non è soltanto riconoscere il piacere nell'insoddisfazione, non è un accorgersi che io sono afflitto da una paradossale forma di soddisfazione nell'insoddisfazione, che in fondo me la vado a cercare. No, credo che il sintomo possa veramente essere occasione di rettifica soggettiva e quindi di esperienza della divisione soggettiva se il soggetto si accorge che il sintomo è anche una difesa dal reale. Pensiamo per un attimo alla mente isterico. Ecco, se pensiamo alla mente isterico, allora possiamo vedere, c'è una frase di Recalcati che è emblematica nel descrivere l'isteria, quando dice l'isterica non si stanca mai di essere insoddisfatta. Ecco, ma anche se un'isterica si accorge di questo aspetto qui, in realtà non sta facendo una rettifica soggettiva. Anzi, potremmo dire che a volte l'isterica può trasformare questa consapevolezza, questo qualcosa che smuove la sua riflessione cosciente, in un'ulteriore fonte di lamento. Quindi, in alcuni casi, condurre la cura verso questo riconoscimento dell'essere responsabile di qualcosa che sotto sotto fa godere, smuove il soggetto sul piano cosciente, sembra dividere il soggetto tra un'intenzionalità cosciente, voglio stare bene ma voglio anche stare male. Ma la vera convenienza di questo meccanismo non viene sperimentata. Noi sappiamo che nell'isteria questo stare, perdurare nell'isteria è una difesa dal reale del godimento femminile. Ecco, io credo che la rettifica soggettiva noi la possiamo comprendere dal punto di vista pragmatico meglio quando vediamo che il soggetto scopre che oltre sia al vantaggio secondario del sintomo, di un godimento clandestino, di qualcosa che sembra dividere la sua intenzionalità, voglio andare da una parte ma voglio anche quest'altra cosa, in realtà tutta questa formulazione qui è il modo per il soggetto per trattenersi in una paradossale soddisfazione nell'insoddisfazione che lo protegge da un'esperienza del reale. Ecco allora che la posizione dell'analista in questo caso, se pensiamo al sintomo e alla questione del resto, si tratta di farsi segnante di quel resto che viene prodotto, potremmo dire, dall'esperienza di linguaggio, un resto che rimane, il poeta Kail Gibran diceva ai genitori, poneva un monito, diceva ricordatevi che i vostri figli abiteranno la dimora del domani che voi genitori non potrete neanche abitare in sogno. Ecco, questo è un monito non soltanto per l'altro genitoriale ma anche per il soggetto che si ritrova a vivere una dimensione di cui è orfano. Potremmo riprendere l'immagine dell'uomo sul canotto, una dimensione che l'altro non potrà visitare neanche in sogno, sebbene sia una dimensione a cui il soggetto accede grazie all'iscrizione dell'altro, grazie al marchio di iscrizione dell'altro nel campo del linguaggio. Quindi la questione dell'uomo sul canotto è la questione del soggetto che deve affrontare quell'essere orfano dei riferimenti nel campo dell'altro per vivere la quota di reale che lui stesso è in fondo. Ora, nel momento in cui io parlo di questa versione, potremmo dire, della rettifica soggettiva, possiamo capire che quella che noi chiamiamo rettifica dell'altro è qualcosa che sta prima di tutto questo. Potremmo immaginare, lo dico in maniera rapida, che esiste un resto prima del linguaggio, esiste un resto che attende la traduzione del linguaggio, che per esempio possiamo vedere rappresentata dalla formula del passaggio dal grido alla domanda. Pensiamo a un bambino piccolo che vive qualcosa nel corpo, vive un'urgenza di cui non sa nemmeno di che cosa sia indice, e grazie alla traduzione dell'altro potrà poi domandare, potrà poi accedere al campo della domanda. Quel resto potrà diventare qualcosa che entra in dialettica con l'altro. Ed esiste una seconda forma di resto che viene generata da questa iscrizione, quel di più che toccherà al soggetto vivere in prima persona, quel di più da cui il soggetto si difende, ecco la difesa del reale, cioè quindi la difesa di quel di più provocato dall'iscrizione del soggetto nel campo dell'altro.
Invece nella clinica dei nuovi sintomi noi ci ritroviamo, come dice Recalcati, quando parla della rettifica del lato, oppure Francesco Giglio, per esempio in questo suo testo dedicato alle dipendenze patologiche, alle tossicodipendenze soprattutto, dove si tratta di aprire il discorso. Aprire il discorso vuol dire preoccuparsi, quindi innanzitutto di creare una connessione, una prima traduzione di questo resto in qualcosa che sia adottato dall'altro. Quindi vedete che da un lato nella rettifica soggettiva si tratta di far fare esperienza all'inconscio e condurre il soggetto verso il resto. Invece nella rettifica dell'altro si tratta di tradurre il resto per istituire l'esperienza dell'inconscio. Ora, qualche anno fa in un intervento al Dipartimento Clinico ho parlato dello sciame borderline. Ecco, potremmo immaginare questo passaggio, questo primo passaggio, come il passaggio da uno sciame, da una serie di resti tra di loro staccati, e pensare che la struttura sia la chance perché questi resti trovino una loro connessione. Ora, non avrò oggi il tempo di mostrare perché la logica dello sciame ci fa vedere qual è una delle caratteristiche fondamentali della clinica borderline, dove troviamo il trauma, la dissociazione, la disforia, la disregolazione del godimento come marker psicopatologici. Però su questo salto, e direi che questo passaggio dallo sciame alla struttura comunque presuppone la possibilità di far entrare il resto pulsionale in risonanza con la dimensione del significante. Però esiste un caso, esiste un'evenienza in cui questa possibilità di sintonizzare il resto col significante e quindi di operare questa traduzione dal grido alla domanda. Ecco, esiste un caso in cui questo passaggio è difficile da fare, impossibile, perché l'altro del soggetto è marchiato da un'assenza fondamentale, dall'assenza del nome del padre. L'assenza del nome del padre non permette di trattare, potremmo dire, lo sciame borderline come lo sciame psicotico. Quindi su questo punto potremmo dire che quando parliamo della rettifica dell'altro dovremmo riferirci molto di più alla clinica borderline. La rettifica dell'altro nel caso della psicosi è tutta un'altra storia.